Allora Lorenzo, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande cantante, chitarrista, cantautore che ha venduto nel mondo oltre 80 milioni di dischi. A Torino nel 1952 nasceva Umberto Tozzi, figlio di Nicola Tozzi, agente di polizia, e di Immacolata Casalinga. Umberto Tozzi inizia a suonare la chitarra a 13 anni, nella sala prove dell'oratorio, ma le vere prime esperienze musicali iniziarono l'anno dopo, nel 1967, come chitarrista della band del fratello maggiore Franco. Col fratello Franco iniziò a frequentare gli studi discografici a Torino e a Milano, conoscendo numerosi cantanti dell'epoca come Eugenio Finardi, Enzo Jannacci, mentre con il giovane Adriano Pappalardo formò un curioso ensemble di 13 elementi. Nel 1974, insieme a Damiano Dattoli, scrisse la canzone Un corpo e un'anima, interpretata da Wes e Dorighezzi, vincendo Canzonissima. E con il paroliere, musicista, produttore Giancarlo Bigazzi, diede inizio ad un duraturo sodalizio pieno di successi. Il debutto da solista avvenne nel 1976 con l'album Donna amante mia, che gli valse il secondo posto al Festival Bar dello stesso anno. Il disco comprendeva 9 canzoni, tra i quali Io camminerò, che Tozzi aveva scritto qualche mese prima per Fausto Leali e riproposto dalla grande Mina. Per Umberto Tozzi però il grande successo arrivò nel 1977 quando incise il brano Ti amo, brano che vinse il Festival Bar e rimase al primo posto dei singoli più venduti in Italia senza interruzione dal 23 luglio al 22 ottobre. Ti amo, questo brano vendette 8 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 1979 uscì un'altra sua grande canzone, Gloria, la quale nel 1979 al 1984 vendette ben 20 milioni di copie in tutto il mondo e che da subito occupò il primo posto nelle classifiche europee. Per Tozzi gli anni Ottanta si aprì con un altro brano, Stella Stai, che divenne un tormentone estivo di grande successo. Mentre nel 1981 fu l'anno di Notte Rosa, un album sperimentale contenente atmosfere tardo romantiche. Il 1984 fu un anno di scarsi risultati. Lo scarso successo di quell'anno, del 1984, in concomitanza con la separazione della compagna Serafina Chalot, lo portò ad allontanarsi dal pubblico discografico almeno fino al 1986. In silenzio delle scene da più di 2 anni iniziò a scrivere, insieme a Bigazzi e a Raff, il brano Si può dare di più, che presentò al Festival di Sanremo nel 1987 cantando insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, conquistando il primo posto. Tozzi riconquistò così la platea e sbaragliando le classifiche di vendita e le programmazioni nelle radio.
Lo stesso anno Umberto Tozzi si presentò all'Eurofestival con Raff, con il brano Gente di mare, arrivando al terzo posto. Alcune curiosità. Cittadino italiano ma residente al Principato di Monaco, e il 2 luglio del 2011 si esibisce al matrimonio del principe Alberto di Monaco. Un'altra curiosità, nel 2013, pensate, la sua famosa hit Gloria viene scelta da Martin Scorsese come colonna sonora originale per il film The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio. Nel 2017, per festeggiare i 40 anni del brano Ti amo, ha pubblicato un nuovo album contenente una versione speciale della canzone, pensate, a duettato con la grande Anastasia. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!